Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi tutorial fresco fresco, infatti come avete letto dal titolo andiamo a guardare un altro tipo di speed boost perché infatti ormai abbiamo imparato un po' tutti a conoscere il famoso Riberoski speed boost per il quale c'è già il tutorial sul canale e comunque vi mostro anche adesso anche per fare un paragone tra i due. Ma quest'anno è stata introdotta la possibilità di potersi andare a speed boostare anche utilizzando un'altra skill, se la vogliamo chiamare così, e questa skill prende il nome di Bridge. Quindi adesso passiamo, come al solito, in game con il pad a schermo e andiamo a vedere come si esegue e quali sono le porzioni di campo nelle quali io consiglio di andare a utilizzare questa skill. Quindi cambio di scena, classico. Ed eccoci qua, vedete come al solito il mio fantastico team di PS4 in Squad Battles. Mi vedete già posizionato con Aubameyang. Premessa, io corro con R1, ragazzi. Quindi è chiaro che il tasto che voi dovete andare a utilizzare è semplicemente l'opposto. Io utilizzo per fare questa skill R2, voi utilizzerete R1 nel caso in cui correte con R2. Allora, per quanto riguarda il precedente tipo di speed boost, il cosiddetto speed boost Riberoski, visto che è una cosa che ho masterato, l'anno scorso e che non usava praticamente nessuno, io l'ho ribattezzato, che cosa facevamo? Iniziavamo a premere L1, vedete, in maniera tale che parte questa animazione col giocatore che sembra, diciamo, puntare l'avversario, poi lo lasciavamo e il giocatore boostava, premendo il tasto della corsa, vedete, esattamente così. Adesso invece che cosa andiamo a fare? Questo nuovo tipo di speed boost, vi dicevo, si fa semplicissimo schiacciando due volte R2 e l'animazione in questo caso sarà la seguente. Guardate qui, oppa, si lancia praticamente la palla all'esterno del giocatore. E io credo che questa skill sia veramente molto sottovalutata dalla maggior parte dei player. A livello competitivo è usata anche parecchio, se vi devo dire la verità. Perché di scenari in cui questo speed boost può tornare utili, ce ne sono veramente tanti. E andiamo a vedere quali sono, secondo me. Innanzitutto, è molto molto utile nel momento in cui vi trovate in fascia e il giocatore si trova al vostro interno. Quindi, poniamo caso, ad esempio, vedete questo qui mi sta marcando, qualora viene a pressare, io per speed boostare posso fare così e lanciare la palla esattamente all'esterno, in maniera tale che la palla passerà al lato del marcatore difensivo e io otterrò un boost in velocità e lo lascerò sul posto. Ulteriore situazione nella quale è strautile è esattamente questa qui, secondo me, ovvero situazione nella quale stiamo andando ad attaccare l'area di rigore avversaria, soprattutto quando ci ritroviamo in questa porzione di campo. Intanto abbiamo anche finito di installare quel meraviglioso gioco di Fall Guys. Quindi poniamoci ad esempio nel caso in cui ci troviamo al margine estremo dell'area di rigore avversaria, entriamo dentro e facciamo nuovamente questa skill. Vedete? Qui, vabbè, ovviamente dovete ipotizzare sempre che l'avversario sia umano, ma vedete come va a vuoto il difensore? Se lui non è reattivo e rapido a leggervi questa situazione, si troverà totalmente disorientato. Guardate, ve lo faccio rivedere. Io punto di qua. Posso farlo ovviamente anche da quest'altro lato. Sto puntando l'area di rigore avversaria. Doppio R2. Ecco, ovviamente è arrivato quello a rompere le scatole. Doppio R2. E guardate qua, si butta totalmente la palla a fianco, voi potete rapidamente poi girarvi. E prendete parecchia velocità. Potete farlo anche quando magari state aggredendo l'area di rigore avversaria, magari in una situazione di 1v1, vi trovate qua, buttate la palla due volte in avanti, perché magari il difensore state vedendo che ha iniziato l'animazione di una scivolata, in maniera tale da saltarlo netto. Ed è una skill questa che mi piace particolarmente, anche perché quando appunto riuscite a saltare l'avversario proprio secco, ne viene fuori anche una roba abbastanza spettacolare che vi dà soddisfazione. Quindi, per quanto riguarda i principali utilizzi, sono questi, ossia situazioni di 1v1, situazioni in fascia per andare a sfruttare il boost di velocità, oppure se state aggredendo l'area di rigore anche dall'alto verso il basso, vedete? In questa situazione, ad esempio così, mentre state correndo, come avevo fatto vedere prima, andate a buttare la palla a fianco e la fate passare.
Io credo veramente che sia stra utile. Magari molti di voi non erano neanche a conoscenza di questa animazione quest'anno. E fatemi sapere con un commento se la utilizzavate, se la utilizzerete, la proverete. Fatemi sapere secondo voi quale delle due skill, tra virgolette, di speed boost è la più funzionale. Io vi dico che secondo me, tra i due è ancora meglio lo speed boost da Riberoschi, diciamo. Lo preferisco. Anche se questo qua vi dà qualche opzione in più. Perché comunque lo speed boost da Riberoschi, diciamo, è leggibile perché il giocatore inizia a fare quei passettini e l'avversario magari può aspettarselo. E mi raccomando, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale che è per me è importante. Regalo, sapete, mi trovate ogni giorno in live sulla piattaforma Viola. Io vi do appuntamento lì e mi raccomando, fate bravi. Ciao ciao.